Salve. Allora, Colabello. Cos'è? Terranova. Presente. Agliani. Presente. Bravi. Maurizi. Presente. Gigliotti. Sostituita da Babini. Ascani. Presente. Oddo. Sostituita da me, Beri. A Corinti. Presente. Lio. Presente. Io presente. Montanari. Allora, io credo che dovremmo fare pure una commissione ogni tanto straordinaria, perché abbiamo un sacco di carne al fuoco e dunque qui c'è bisogno che ci vediamo più spesso e con più calma, perché qui sennò siamo un po' incastrati. Allora, prima informazione secondo me importante: sono stato dal direttore Bonanno nel discorso del bilancio e ci ha dato praticamente la, perché come ricorderete avevamo individuato quei 44.000 euro con la voce insomma sul segretariato che ci aveva incuriosito. Lei ha dato, siccome non sono impegnati e non, probabilmente non venivano impegnati, ci ha dato la disponibilità chiaramente a spostarli su cose che noi riteniamo più ma più che più utili, diciamo sui settori più sacrificati, no? Sui settori insomma che sono stati colpiti di più da. Abbiamo ricomposto 40.000? Sì, 44, che non sono, abbiamo del cielo. Sono tantissimi, non sono neanche pochi, e se li gestiamo in maniera intelligente riusciamo probabilmente a lasciare qualche, magari qualche segno. Era emersa dall'altra commissione, correggetemi se, insomma, se ricordo male, che avevamo individuato, poi magari parleremo anche di numeri, e la cultura come voce insomma che era sacrificata, perché c'è tornato insomma uno zero sulla, su quel centro di responsabilità. Poi avevamo individuato probabilmente anche il verde, si era parlato anche del sociale e vabbè, poi se no rischiamo di parcellizzare troppo gli interventi e diventa praticamente, sarei dell'avviso, non so se voi concordate, magari di fare per dire 4 interventi, 5 interventi, 3 interventi che però lasciano un pochino il segno più che parcellizzare tanto questo importo. Non so se Giulia vuoi dire qualcosa su questo primo punto, insomma, su che idea c'hai sul discorso. Beh, diciamo, come tecnica a questo punto, io lo dico almeno come maggioranza, ed è una cosa che ho fatto in via informale, però la possiamo fare formalmente, e chiedere per i comparti che noi individuiamo come più sacrificati o comunque emergenziali all'interno del bilancio, Andrea, per quanto riguarda la cultura prima di tutto, perché hanno calcolato proprio a zero e quindi insomma sembra doveroso stanziare qualcosa, e per l'ambiente come dicevamo, soprattutto per la cura delle aree verdi, e eventualmente sul sociale nella misura in cui io adoro la. Dunque, come prassi, chiedere all'assessore e alla commissione di riferimento, diciamo, se ci sono proposte in particolare. Allora, in via informale, poi per quanto riguarda la cultura, magari insomma della porta può fare anche una proposta, diciamo, più specifica per quanto riguarda appunto la commissione. Lui proponeva da un lato di studiare eventualmente la possibilità, visto che lui ha avviato una serie di iniziative culturali tendenzialmente a costo zero, con intervenienti, artisti eccetera eccetera, valutare la possibilità di riconoscere un piccolo rimborso spese agli artisti che intervengono sul territorio all'interno delle attività della struttura della cultura, che effettivamente è un'applicazione che va a merito dell'assessore che si è riuscito a lavorare prima ad oggi con capitolato zero, ma comunque anche il lavoro degli artisti è effettivamente un lavoro, va valorizzato, chiedendo, ma su questo dovremo lavorare in questi giorni, eventualmente se ci sono delle forme che può adottare il municipio, come ad esempio i voucher o altre tipologie, e piuttosto che valutare magari un sostegno, lui parlava ovviamente del teatro, del Museo della Mente,
che è in grave difficoltà economiche, su cui la regione ha appunto anch'esso difficoltà di intervento, magari vedere se è possibile patrocinare in modo oneroso, anche con una piccola cifra, il teatro veramente. Per quanto riguarda il sociale, io ho parlato con Silvia Ascani, con Barbara, loro in commissione in realtà avrebbero un progetto che è l'emporio solidale, mi pare che chiama, che sostanzialmente consente all'ufficio del municipio, sulla base della graduatoria dei bisognosi, di dare un aiuto a, mi pare, sto parlando dell'emporio solidale, sì. Magari poi il sindaco ci può dire un pochino meglio, però insomma un aiuto in termini di generi alimentari a famiglie, nuclei familiari indigenti. Per quanto riguarda il verde, ho parlato ovviamente con Errani e con Stefania, qui è più Errani e Stefania perché ovviamente un po' per la Commissione Cultura, sempre in via informale, adesso poi facciamo anche, noi facciamo parlare le commissioni, magari una cosa un po' più concreta. Non ci sono progetti specifici, però Ivan dice che c'è un problema concreto, ad esempio lo stesso Giardini, che è manchevole di diverse strumentazioni essenziali. E anche qui c'è un tema però che rapporta anche con il Dipartimento, che dovrebbe intervenire di questa cosa, quindi quello va anche valutato. Però anche nell'ambito dell'emergenzialità degli interventi, insomma, quindi si potrebbe anche decidere di intervenire in parte o in tutto sulla strumentazione per consentire al Ufficio Giardini di agire con più efficacia da subito. E anche lì, visto che si sta lavorando una serie di progetti di coinvolgimento civico, nella manutenzione delle aree verdi si potrebbe promuovere quel progetto anche una serie di progetti di coinvolgimento o di persone bisognose, inoccupate, disoccupate, eccetera, eccetera, anche da un punto di vista giovanile, sempre con il meccanismo delle borse lavoro, sempre che poi gli uffici ci dicano che noi questa strumentazione la possiamo utilizzare, perché poi detto con massima sincerità siamo un'amministrazione completamente rinnovata, quindi su questo dobbiamo anche un po' testarci. Però lo ripeto, lo dico in via informale, in modo da dare un po' la contezza, il concetto politico è individuare le tre aree di intervento, poi vediamo quali sono, diciamo, le proposte, gli elementi che si sussumono e cerchiamo chiaramente di lavorare con celerità, una certa pragmaticità e senza, come diceva giustamente Andrea, né mangiarsi questa cosa, né tantomeno appunto polverizzarla in micro progetti o interventi che possono essere efficaci. Io insomma, chiedo anche all'opposizione di cercare di collaborare il più possibile anche con gli assessorati, perché essere collaborativi con le proposte di assessorati, perché comunque abbiamo dei termini abbastanza stretti fino a novembre, che non è tantissimo, e quindi cercare di. Ciao Samuele. Sì, buonasera a tutti. Cercare di individuare le cose da fare e procedere in modo più celere possibile rispetto anche a quello che ci diranno gli uffici tecnici la possibilità di intervento. Questo è più o meno, però penso che oggi l'argomento di discussione sia individuare queste tre macroare, che si possono essere spunti, diciamo, di ragionamento. Lasciare la parola a te, a Cristina. Dovremmo anche ragionare, cioè l'unica cosa dove secondo me non dobbiamo sbagliare è che siccome i tempi tra virgolette sono stretti, adesso possiamo fare delle variazioni molto, molto veloci, cioè che noi dobbiamo fare errore, che parliamo, ci facciamo scadere i tempi e poi magari non riusciamo ad utilizzarli. Dunque dovremmo anche ragionare su, una volta individuate le aree, individuati gli importi, come metterli a gara. No? Cioè nel senso, come se fare un bando, se ci sono dei tempi tecnici, oppure come dicevamo, mi suggerivi giustamente te, magari delle manifestazioni di interesse, sicuramente dare la massima pubblicità alla situazione, però cercare di capire che magari non ci facciamo mangiare dalla burocrazia questa opportunità, voglio dire, no? Per fare un'altra incisione tecnica, oggi parlavamo giusto appunto proprio col Presidente, siamo in attesa della risposta da parte degli uffici economato, per capire ad esempio una cosa abbastanza importante, cioè se per conservare questi fondi, che pare quasi sicuro che se noi non utilizziamo, essendo spese di segreteria, spesa corrente, se non utilizziamo nel 2013 rischiamo di perdere, se ad esempio però per mantenerli è sufficiente indire il bando e impegnare le somme nel bando, e poi magari
far riuscire il bando nell'anno successivo. Questo ad esempio ci consentirebbe di lavorare su un bando, però infatti non, questa cosa non è chiara, quindi vorremmo avere la risposta specifica da parte dell'ufficio. Apposta dicevamo. La domanda che noi abbiamo posto è: per conservarli, cioè considerarli impegnati, è sufficiente fare il bando che prevede poi l'utilizzo di questi fondi, oppure il bando deve arrivare a consumare? È sufficiente fare una prenotazione di erano dubbiosi, perché ovviamente la linea politica di questa maggioranza è utilizzare, non è che gli perdi tutti, non ti basta nella cassa, come dire, non ti basta l'impegno, no, ci vuole anche l'affidamento che sono fondi ordinari. Ma probabilmente diciamo non può essere legato a questo proprio per quello che dici tu adesso, però vorrei buttare un occhio anche sul commercio. Sicuramente non può andare a livello di dipartimento, perché c'è la collaborazione col dipartimento eccetera, gli interventi che già si prospettano sui mercati eccetera sono interventi di un certo livello, quindi non sono certo questi i fondi a cui attingere, però ci sono anche azioni che si possono fare nell'immediato, tipo che ne so, individuare delle aree di carico e scarico, quindi la realizzazione delle strisce gialle eccetera. Una stupidaggine può essere l'attribuzione delle botteghe storiche, la targa, spesso magari sono sottovalutate, perché poi l'attribuzione delle carte delle botteghe storiche, per esempio, dovrebbe essere il municipio a consegnare al commerciante, quindi sono anche quelle piccole spese che magari anche il commercio rimane bloccato per mancanza di fondi. Io non parlo chiaramente di interventi strutturali, perché quello è evidente che non è questa la cifra adatta, né tantomeno diciamo noi la possibilità di poter decidere su certi interventi. Però ecco, vorrei che un attimino un occhio vada anche sul ma commercio. Su questo c'è un progetto già strutturato? Sulle targhe storiche, io so che c'è una pratica ferma, anche per una mancanza di firma, che appunto manca questa firma, di conseguenza mancano i soldi per poter fare queste targhe e attribuirle a questi negozi di... Ma non sono già finanziate. No, perché è ferma la pratica. Quinquennali, cioè di 50 anni di attività, quindi sono proprio ferme queste attività, cioè queste targhe anche, questa proprio la pratica è ferma. Quindi vorrei un attimo anche che venga buttato l'occhio anche un attimo sul commercio. È chiaro che tutte le proposte che possiamo fare innanzi a una cifra diciamo modesta trovano magari da un lato credo l'approvazione in termini di consistenza, insomma di valore, però poi bisogna fare i conti, no, col tipo che è comunque relativamente basso, e quindi qui si rischia di fare degli interventi che poi alla fine noi in termini di concreto portano poco. Con la commissione sociale chiaramente sono particolarmente sensibile, perché stiamo verificando lo stato, no, dei servizi. C'è un fattore diciamo comune a tutte le interviste e le audizioni che stiamo facendo, che è un evidente numero di persone che non possono accedere ai servizi, quindi sono in liste d'attesa per mancanza di fondi. Allora, credo che se riuscissimo a dare un po' di sollievo, visto che si tratta di categorie particolarmente disagiate, se riuscissimo a dare con una buona parte dell'importo, credo, dare priorità alla soddisfazione di queste esigenze, proprio perché ci sono delle liste di attesa su servizi molto importanti e credo anche di buona qualità, insomma, che il municipio riesce a dare, credo che sarebbe un fatto tangibile sia in termini di vicinanza ai cittadini che magari in questo momento non soffrono delle situazioni, al di là del fatto che iniziative sul commercio, il museo della mente e così via sicuramente vanno prese o possono essere prese in considerazione, ma credo rispetto al valore, insomma, dell'assistenza dei servizi sociali in presenza di liste d'attesa che rimarranno tali, perché sappiamo che i fondi che verranno trovati non andranno a copertura di queste esigenze, ma solo delle esigenze in essere, quindi la copertura dei servizi già erogati. Credo che una particolare attenzione, ripeto, alle liste d'attesa, dovremmo chiamarla così, no? Alle liste d'attesa dei servizi che al momento non possono essere erogati a queste persone, debba assumere un significato particolare.
andiamo su, no? Sì, sì, però ho detto, guarda, accennato, sì. Sono d'accordo con il della nonna, nel senso comunque ovviamente i buchi sono ovunque perché sappiamo certo. Come la situazione, però secondo me come dice il consigliere della Nova, secondo me è proprio da focalizzarsi su quest'altra perché è la priorità, cioè per quanto poi siano importanti tutte le altre cose, penso che quando si parli comunque di persone con degli handicap o comunque di bambini che hanno delle difficoltà, la priorità vada data loro perché è proprio la base, diciamo, proprio necessario, quindi okay. Penso che sia da incanalare là, credo. Io sono una precisazione, cioè io non volevo mettere in discussione un dubbio l'importanza del sociale. No, per me è quantitativa. Esatto, anche perché ho precisato tutto, cioè forse quella non era la scelta vedere cosa possiamo fare. Che potesse essere utile sicuramente alle attività, però ho detto buttiamo anche un occhietto al commercio perché anche in previsione di future. Cioè che il fatto pure la cultura è importantissima, c'è zero, no? Ovviamente cioè, rispetto a tutte le altre proprio, però per quanto sia importante secondo me è prioritario il discorso sociale perché proprio su questo penso che siamo prego io penso come consigliere Terranova e sento che abbiamo trovato questa somma che non è tanto. Io penso di apportare qualcosa al sociale e poi direi anche di investire e di cercare di migliorare per la sicurezza tramite l'ambiente, sistemare queste potature degli alberi che è una cosa molto importante perché andiamo nel periodo più blu delle piogge e io direi di investire su questi due tronchi, dividere bene, valorizzare sia il sociale che ci sono problemi importanti per i bambini, le donne, gli anziani e poi soprattutto il verde per la sicurezza. Io volevo dire rispetto al sociale, più che per le liste di attesa, perché è chiaro che con 40.000 euro pure fossero tutti messi là, ne fai uno, una persona sola. Invece magari andare a capire quali sono gli obiettivi tipo le condizioni protette di cui parlavamo l'altra volta, no? Che costano poco, che prendono tanto le condizioni protette o oltre quello che come funzionano? Le condizioni protette funzionano che se c'è una persona che diciamo è momentaneamente non autosufficiente, può essere anziano, adulto, metti che è uno che è caduto solo al mondo, con la bicicletta e si è rotto tutte e due le braccia, non credo che gli è successo purtroppo, poveraccio. Allora, invece di tenerlo in ospedale che costa 500 euro al giorno, cioè questo servizio che dura per 3 mesi, per 6 ore al giorno, eccetera, con sia l'ASL che manda l'assistenza, sia l'assistenza sociale che per 8 ore a settimana ti garantisce un'assistenza domiciliare, per pranzo, eccetera. Quindi sono piccole cose che però insomma non richiedono una grande somma, ma potrebbero, come dire, numericamente potrebbero essere più significativi. Sì, rispetto e poi potrebbero entrare il progetto perché da quello che ho capito. E poi ecco anche questa cosa dell'emporio alimentare. Ne parleremo oggi probabilmente anche questa volta. Progetto simile, no? Piccoli anche progetti. Anche lì, siccome le missioni protette già sono in essere, sono affidate già una cosa. E quello del podio alimentare non ci sarebbe forse neanche bisogno di fare una gara perché se affidi a un ente come la Caritas o al poi magari ne parli, non lo so, a me mi compete questa cosa, però scrivere questo. Già la Caritas c'ha degli affidamenti da parte della regione del municipio, già c'ha questo, dicevo in questo senso, no? Non è un piccolo, come dire, una piccola ditta. Sì, certo, già affermata, insomma, no? Quindi credo che quello per esempio si potrebbe, per quanto riguarda la cultura io penso che non sia da sottovalutare, se per carità qualche soldino per un evento, che sarebbe carino magari un evento, uno spettacolo, anche non so se si potrebbe fare in tempo a fare la gara, l'affidamento, eccetera, bisognerebbe
dovrebbe capire se c'è il tempo in questi novembre, no, dicembre, solo se fai il solo se fare il bando prima di concluderlo. Questo dovreste appurarlo voi. Se sono il bando bloccato di 12. Se sono in se il bando bloccato di 12 se no, sì, già ci hanno detto che non e se no passiamo un'altra volta. Ma per quello, ad esempio, una volta diceva facciamo i voucher in modo da certo. Ma io infatti lo dicevo anche in quell'ottica, cioè ovviamente dove certo, esiste già un servizio certo, in piedi, va bene, certo, certo, piuttosto che la lista sì, di lo stesso principio di allenamento si fa molto certo, lo aiuti ad certo, aumentare no, come no, c'è un senso proprio compiuto, cioè nel senso non è che cioè, spendi quei soldi e praticamente non hai fatto niente. Certo, comunque certo, mandi avanti anche se è una cosa un po' più piccola, però la concretizzi, cioè la sì, sono perfettamente d'accordo. Senti, un'altra cosa, Andrea, scusa, ti faccio un inciso, ma tu hai visto tutte le voci economiche? No, cioè, abbiamo chiesto all'ufficio di farci una relazione specifica. Io ho fatto soltanto una cosa. Scusate, però vorrei sapere se sì, magari ci sono pure altri fondi. Allora, diciamo che la parte della manutenzione stradale, tutta quello spaccato lì, la stanno seguendo l'assessore Cecera e Luciano Bravi, di cercare di raschiare dove sì, è possibile per cercare di fare certo, ok. Ma qualcosa hanno trovato, no? Sono riusciti e lì soprattutto adesso hanno trovato una serie di opere che dovevano essere fatte da parte di Acea e la Casa secondo i cosiddetti bollati che hanno tecnicamente semplicemente loro quando fanno l'intervento poi ricoprono uno strato provvisorio sì, e dopo devono tornare a fare bene e c'era tanta roba l'amministrazione precedente a Balbina ma non solo anche a Prima Valle eccetera eccetera che era stata toppata ma non era stata rifatta bene. Quindi poi adesso settimana prossima arriva la lista di tutte le strade. Lì si sono accaduto via, cioè hanno trovato risorse nel senso che hanno trovato il modo di fare i lavori senza per quanto riguarda. Scusa, però dice la cosa che diceva Silvia, noi abbiamo chiesto agli uffici di farci un report specifico di tutti i fondi in previsione ma non impegnati. Ora, già guardando il bilancio, quello dell'SG dovrebbe essere probabilmente il caso più grosso. Però non voglio dire che poi escono 120 non ne ho chiesti perché lì poi basta vedere, mi fa un impegno ovviamente. Però ci faranno una scheda per un dire diciamo specifica e da lì però dovremo, per questo lui diceva, magari fare una commissione straordinaria e lavorare un po' più celermente. Volevo anche aggiungere sulla base delle varie proposte, che poi mi sembra che c'è una abbastanza in sintonia, nel senso che poi dopo, visti i tre ambiti, si può ovviamente fare un lavoro sulla quantità, cioè poi decidere di aumentare il costo sociale, di stringere sulla cultura, certo, il verde, anche e soprattutto valutando ciò che si può fare e ciò che non si può fare, perché se poi vedi che sul verde puoi soltanto dare una mano a riparare i mezzi, quelli sono 5.000 euro e gli altri 10.000 della quota parte di un terzo finiscono ad esempio nel sociale. Diciamo che su una cosa penso ci troviamo tutti d'accordo, insomma, che non per amor del cielo, ovvio, non è per far polemica o nessuno, cioè assolutamente in sé. No, nel senso dico no, nel senso ho visto adesso, ma insomma, che è uscito il bando per la pesca sportiva che era stato fatto nella scorsa, cioè diciamo che queste cose così, sta roba qui in questo momento, diciamo, penso che ci troviamo tutti d'accordo che non cioè, non canalizzarli lì, insomma, e poi di capire per esempio siamo contro la caccia e pesca, quindi sì, vabbè, e poi diciamo pure quell'altro discorso che leggevo dall'assessore Errani, e pure quello per la manutenzione del verde, dove dice che praticamente c'è questo magari ci può aiutare te, la cooperativa Magazzino che c'ha l'appalto per il parco Ascalesi. No. Ah sì, dove praticamente spendiamo, è stato dato anche un affidamento per il parco Ascalesi 17.000 euro sì, che però non so se ho letto male, quel parco è dell'Ater, no. Ho letto così. Una parte dell'Ater, una parte dietro dell'Ater, la parte principale è del dipartimento. Ah, ok. Io pensavo, vai, prego. No. No, allora alcune cose. Innanzitutto per quanto riguarda il TAC e TSS, lo centro di costo corrispondente cultura e servizi sportivi. Negli anni scorsi noi
Questi fondi erano ovviamente, sono, per essere, insomma, fondi a disposizione delle commissioni competenti, cultura e sport. Ora, di solito, anche per in qualche modo, diciamo, tra virgolette, un'imposizione degli uffici, i quali ovviamente ci hanno sempre dato delle indicazioni sia per quanto riguarda la procedura di impegno e quindi anche con alcuni passaggi. Faccio un esempio, insomma, sia sul tablet che sul TSS venivano individuati in commissione, danno lavoro, che poi Valerio, il presidente, insomma, c'è, quindi un po' si riseguiva, insomma, ovviamente con noi, una serie di iniziative, alcune volte più o meno proposte da associazioni oppure elaborate dalla commissione, questo a seconda, insomma. Dopodiché ovviamente era fondamentale ovviamente che la commissione approvasse quelle idee di iniziative, perché poi devono passare in giunta per l'approvazione definitiva, perché poi venivano messe sistematicamente a bando, e su questo poi gli uffici erano molto chiari, insomma, l'affidamento diretto con quei fondi, sia col TAC che il TSS, si faceva solo in casi straordinari. In 5 anni solo un affidamento con quei fondi, stiamo parlando non del TOI, TAC e TSS, stiamo parlando di altri centri di costo diversi. Solo in un caso venne fatto un affidamento diretto all'associazione di Libera di Don Ciotti, perché sulla questione della mafia, ovviamente, portare le questioni nelle scuole, mafia nelle scuole, puntare la mafia nelle scuole, perché per ovvie ragioni quella è un'associazione specifica che fa quello, come ovviamente. Esatto. Per il resto assolutamente sull'ufficio era molto chiaro questo. Ma tu dici, se noi mettiamo a dire, siamo comunque di perderli perché non riusciamo a fare. Allora, noi funzionava così, però questo va verificato ancora meglio. A noi bastava l'impegno, cioè bastava che ovviamente passassero in commissione, andassero in giunta, avesse approvazione in giunta, poi andavano, ovviamente venivano lavorati negli uffici, però l'importante era l'impegno più che l'affidamento. Dipende da che periodo lo fai. Sì. Fai a novembre e non sono fondi vincolati, sono questo bisognerebbe vedere. A meno che non prendi un numero di protocollo, esatto, a dicembre. Cioè, detto proprio, come dire, molto a noi gli uffici competenti ci hanno sempre fatto fare, più fondamentale per loro era l'impegno più che la finalità, perché la finalità era significa curavo i bandi, quindi tutti i tempi, certo, e i bandi. Poi vedi, questo era l'ufficio. Sono fondi vincolati, lo puoi fare, sono fondi ordinati, entro il 31 ci devi avere anche l'affidamento. Non vedo lo scorano sull'ufficio, però ecco perché dicevo, verificate questa cosa, verifichiamo. Dopodiché ovviamente non è neanche corretto, comunque scusa, no? Impegnare entro il 2013, fondi del 2013, spenderli entro il 2014, tu in teoria dovresti proprio, cioè è un'eccezione che fanno, perché il regolamento non prevede nemmeno questo, prevede però, che i fondi, però io vi dico come saranno stati fondi vincolati, come ha funzionato, quello era fondi ordinari, però ripeto, io vi dico, poi andate sugli uffici e verificate questa cosa, insomma, ovviamente. È ovvio che peraltro questa era la procedura, quindi per esempio a noi ci hanno anche vietato per esempio di fare altro tipo di procedura, ad esempio con i fondi del TAC, cioè se noi volevamo dare questi avessimo voluto dare questi fondi direttamente al Museo della Mente, questo ci era vietato, non se ne parlava proprio, cioè tutto delle associazioni, iniziative culturali messe a bando per le associazioni culturali. Quindi questo era, poi invece se poi nel frattempo ci sono state delle modifiche, ma questo è stato il procedimento della commissione. Cosa diversa sono il TOI. No, ho capito benissimo. Che il TOI poi invece c'era una voce di spesa all'interno del TOI, si potevano fare gli affidamenti diretti, insomma. Poi questo. Sì, certo, ovvio. Vabbè, quello stiamo parlando, sì, ma stiamo parlando di, insomma, se li dividi già per tre, arrivi, ah,
sì, quelle è chiaro che contratti, poi se vuoi, come dire, lo fai a qualsiasi cifra. Vabbè ragazzi, è un problema tecnico, cioè se facendo il bando non è sufficiente, è un po' quello che diceva Fulvio, quello che dice Silvia, dopodiché gli uffici si devono, devono dirci. Io ovviamente preferirei tutta la vita fare il bando anche più per la partecipazione, insomma, per rendere, vedere però gli uffici che cosa ci, cioè porre il quesito e vedere che cosa ci propongo da quel punto di vista, cioè, prendendo atto che la situazione è grave di bilancio e che comunque io metterei anche la priorità su non perdere fondi fondamentalmente, passando tramite le commissioni in modo tale che tutta sia maggioranza. Esatto. Così cioè, cerchiamo di mantenere la trasparenza sia tramite il bando, comunque una discussione sia di democratiche. Noi cerchiamo di affrontare anche questa fine 2013 in cui purtroppo ereditiamo anche la gestione precedente e dobbiamo arrivare in fondo. Tutti saremo d'accordo più o meno sulle priorità, le saranno quelle. No, premettendo che poi intenzione di questa, cioè della maggioranza per il 2014 c'è lavorare subito dopo già sul bilancio di previsione per innestare un meccanismo nuovo e virtuoso in cui lavoriamo per tempo sulla progettazione. Purtroppo per il 2013 dobbiamo trovare le soluzioni che siano più efficaci, certo, appunto per i cittadini e Presidente, posso sollevare una questione che è un, più che altro una curiosità. Allora qui dal allora risulta, adesso lo ritrovo, ecco qua. Allora, ritornando al discorso del commercio, a budget non impegnato risulterebbero per il 2013 14.707 euro per spese per le discussioni esattoriali. Che significato, cioè possiamo, cioè, quando lo fare chiarezza su che tu non eri in urbanistica? No. Credo, però adesso chiediamo. Interventi relativi al commercio, mettiamolo al verbale come richiesta di Terranova, adesso chiediamo agli uffici anche su questo. Dovrebbero, però non vorrei sbagliarmi, insomma, giusto non impantanare la discussione, credo che siano una serie di questioni che poneva l'ufficio tecnico l'altro giorno, cioè per loro stessa missione hanno dei problemi grossi di organizzazione, infatti interverremo anche su quella struttura. Anche per quanto riguarda l'attività di sanzione che viene effettuata dagli uffici tecnici, effettuano anche sanzioni nel caso in cui ci sono irregolarità nelle loro competenze, e però per loro stessa missione in diversi casi hanno combinato male le sanzioni e quindi ragazzi che stanno nella sala a fianco. Ma per cosa sono? Per il sociale? Credo che sono qui. Loro dicevano che avevano avuto diversi errori e hanno portato a fare ricorso da parte degli utenti e quindi al TAR, che poi hanno vinto questi ricorsi e quindi hanno dovuto ritirare indietro le sanzioni e eventualmente anche pagare le spese di giustizia. Potrebbe essere della roba là. Quanto vedo c'è un sacco di penali, sono usciti. C'è un'ipotesi e nessun impegno. Potrebbe, però adesso chiediamo agli uffici, però potrebbe essere nel TIC. Allora, si chiama spese per casi nel commercio successivo, spese per le discussioni eppure all'UOTI per interventi relativi al commercio, costruzioni, lavori dell'associa, sta roba qua. La discussione potrebbe in funzione in teoria dal titolo, poi no, bisogna andare a verificare del particolare. La discussione esattoriale è io devo una cartella può essere pure per sanzioni, per qualsiasi c'è una cartella, no? E io devo attivare un processo per la riscossione di quella cartella, che può essere semplicemente rivolgermi a una società dei servizi che mi cura tutta quanta la pratica e mi dice guarda questi sono i soldi, la domanda sorge spontanea, mi chiedo
prima cosa capire questi 14.707 euro, se non essendo stati impegnati, sì. No, perché non sono stati impegnati, stanno a bilancio. La seconda cosa, qualora ci fosse la possibilità di doverli impegnare perché il processo si chiude entro dicembre, ma questi 14.707 quanto fanno recuperare? È sempre il discorso, no? Perché se io devo spendere 14.000 euro per recuperarne 14.000, o anche meno, come spesso succede nella nostra fantastica macchina burocratica, allora forse questi 14.000 euro andrebbero un attimino ripensati e magari semplicemente rinviare, no? Visto che non è stato fatto fino adesso, mi chiedo, ma qual è la previsione sull'utilizzo di questi fondi? Quindi se approfondiamo, anche qui parliamo di piccole cifre, ma 14.000 euro sono sempre più di niente, insomma, quindi questa era la questione, insomma, che mi sembrava utile sollevare. A livello di commercio e di reversali eccetera, ecco, succede pure che l'ufficio vede difetto delle pratiche a volte accettate in precedenza e poi verificate che non vanno bene, devono rimborsare agli utenti le sanzioni, cioè le reversali già pagate. Altre addirittura so che vengono rateizzate per andare incontro chiaramente agli utenti, eccetera. Però insomma, da quello che viene detto lì sembra che stanno lì e non sono pagati. Esatto, cioè il dubbio nasce, ci sono 14.700 euro che stanno lì e siamo quasi a novembre. Che ce lo dobbiamo fare con questi 14.000 euro? No, cioè, o si chiarisce come ce lo dobbiamo fare, o vediamo se si possono utilizzare su cose che invece sappiamo essere necessarie. Perfetto, andiamo in piano. Chi è responsabile del PIC? La responsabile del settore è lei. Poi c'è la UOC e la Ferri, però sta in malattia. C'è la Ceci che sostituisce la Ferri. No, se no mi sono sotto all'Economato. All'Economato, senti un attimo. Conviene prima che ci hanno messo il loro bilancio. Poi siamo stati alle 11:30, insomma, ho un incontro con i sindacati. Poi capito, innanzitutto ho scoperto che non servono le 3 settimane, ma bastano 5 giorni. Dunque questa potrebbe essere un'occasione, vediamo tutti insieme, insomma, quando a questo punto convocarli, perché sono emerse delle cose. Io almeno ho sentito soltanto un rappresentante, però ci ha detto delle cose secondo me interessanti. Non so se tu mi hai ravvisato, insomma, cose da approfondire, però sicuramente la parte di cui mi parlava di questa voce straordinaria, dove se non ho, io ho capito bene, se non ho capito male, lui diceva, ma non so se hanno usato la parola, vanno sempre togli noti o qualcosa del genere, vanno sempre, cioè, in quanto straordinari, in teoria quest'anno magari prende X e poi l'anno dopo prenderà qualcun altro come straordinario, perché lo prendono sempre gli stessi, probabilmente c'è stata una riflessione. Poi lui diceva sostanzialmente che gran parte degli straordinari, questo non so se l'ho capito bene, viene assorbito proprio da questa palazzina qui, cioè da parte della presidenza, della segreteria consigliere. Era quello il tema che poneva lui. Comunque, lui c'aveva anche un elenco che credo abbia allegato a quella sorta di verbale che è stato fatto. Dunque a quel punto basta che lo recuperiamo e poi lo portiamo qui. Però se voi siete d'accordo, basta dire che probabilmente si creerà qualche commissione straordinaria. Chiedete l'elenco di straordinari Diciamo che la questione che regolarmente la richiesta ci arrivava, cioè, la questione che ponevano i sindacati è che solo alcune categorie all'interno dell'amministrazione municipale usufruivano degli straordinari in modo massiccio. E quindi massiccio, però io volevo proporre anche al Presidente, visto che non abbiamo avuto modo di parlarne, a questo punto, visto che era rimasto in sospeso anche, insomma, la visita della Coletta con cui avevamo discusso fino a un certo punto, e tra l'altro la dirigente che si occupa delle relazioni sindacali, riconvocare lei avanti.
riconvocare lei, ma al contempo... Ah, io mi domandavo, cioè, a mio nome non siamo fondati, i e si devono anche affidare in Covando. Ma cosa intendo? Covandi è una difesa tua di bilancio, cioè fondi ordinari, fondi autonomi. Il comando è legato alla risorsa. Quelli stiamo parlando di ordinari. Quelli erano 40.500. Quelli sono ordinari. Beh, deve spendere affidarli entro l'anno, bisogna affidarli entro l'anno. Sì, affidarli possiamo utilizzare... Poi puoi anche utilizzare quest'altro anno. Sì, sì, però dico, l'affidamento può anche avvenire, diciamo, se il bando, in quanto bando, deve essere preparato, passa tempo, no? Cioè, non è che il bando ce lo fanno nell'arco dei 15 giorni. No, schiamo il bando, ce lo fanno dopo 3 mesi. No, non è che ce lo fanno il bando, devi aspettare, tanto dipende dalla forma del bando che fai. Aperto, con 5 buste, c'è un invito alle associazioni culturali iscritte. Sì, lo puoi fare. Per esempio quelli che fanno per il sociale, per gli enti accreditati, fai, come dire, una situazione diversa in cui tu già hai un elenco di ditte o di cooperative o di associazioni che già hanno valutato parte delle peculiarità di quell'associazione, infatti c'è l'albo. Quindi però per fare una gara ci vuole appunto il bando aperto, ci vuole che almeno sia 15 giorni non lavorativi affisso sull'auditorio oppure sul sito del municipio Roma 19, devi dargli il tempo, devi ricevere domande, devi fare la commissione, e dopo la commissione devi fare la valutazione, che fa la valutazione dei vari progetti, fai l'affidamento, devi aspettare, non sempre, puoi anche comunque sovrasedere una cosa del genere, eventualmente 30 giorni compresi lavorativi per eventuali ricorsi, ma non sempre questa cosa si deve fare, non è obbligatoriamente. Mi sembra che sia così. Anche quello fosse possibile, però i tempi sono. Io mi ricordo 30, era un 30-35. L'affidamento diretto non si può fare. No, non è che non si può fare, si può fare un po'. Però insomma bisogna... è una pratica che metterli su un'altra voce di costo, su un altro capitolato, insomma sul TOI, no. Che è l'unico che può. Ma questi non sanno che non sanno. Dico, se li mettiamo sul TAC, allora gli affidamenti diretti li hanno fatti sempre con il TOI, mai con gli altri centri di responsabilità, perché nessun centro di responsabilità di qualsiasi ufficio ha fatto mai un affidamento diretto, mai. Sono sempre state gare informali, come si chiamano quando chiami le ditte? Licitazioni private, le 5 buste, procedura ristretta, ma mai sono stati fatti affidamenti diretti, perché giustamente non è, come dire, c'è un regolamento, una legge sui contratti, e in più c'è sicuramente una grande responsabilità da parte di chi si assume di firmare poi una determinazione, una convenzione, una legge d'affidamento. Ma nel TOI, questo te lo chiedo perché ancora lo devo vedere, rientrano anche le spese di rappresentanza dei singoli assessori? Girano progetti che si devono affidare a un corso di formazione sulla stessa. Capito, però l'assessorato fa delle attività che può anche patrocinare. Comunque se fa ad esempio un patrocinio oneroso l'assessorato della cultura, comunque cosa è d'oro. Ma non c'eravamo noi col TOI. Quindi. Scusa. Allora, rivedendo, ci sono altre voci che, su cui bisogna fare chiarezza, sono una in TTC e la riscossione spese sartoriali per 17.485 euro, pure queste non impegnato manco un euro. Poi su TTR, sempre riscossione spese sartoriali, 57.370 euro. E sempre su TTR, restituzione tributi, 5.000 euro, pure questi non impegnati. Restituzione tributi? Sì.
ci però lì già tu dice che cosa. Sì, ma non c'è niente. Non c'è niente. Non è impegnato. Non è impegnato. Però dico ragazzi, per esempio, no, l'istituzione di codici, noi dobbiamo metterci, ci dobbiamo mettere, credo, anche nella condizione che poi non è che li spostiamo. Sì, sono 5.000 euro. Sì, sì, non dico, però. Sull'uscita però. No, sull'uscita, però dico, dobbiamo metterci pure nella condizione che non li spostiamo e poi dopo ci perde. Cioè, istituzioni non è che possiamo prendere e togliamo, mettiamo su un'altra voce e poi rischiamo che dobbiamo restituire, non ce l'abbiamo dopo, capito? L'istituzione dei voti, mi sono spiegato, probabilmente no, però ma vogliamo spostiamo adesso. Sì, adesso, però c'è una devi impegnare il tiro a dicembre, che fai? Non c'è niente, siamo un po' lì, perché se oggi fa l'operazione poi ci sono altri due mesi prima alla fine dell'anno. Spese, la discussione spese sartoriali sia un'attività continuativa nel tempo, no? Cioè quindi non è che è una cosa che faccio a dicembre, ti dico ne faccio capito, un po', no? Questo, ma non so se capito com'è, però quando io ho visto, mi sono detto, ma va approfondito, cioè non ci possiamo sicuramente trovare nella condizione, questo ce lo dice l'ufficio, no? Certo. Perché la tua osservazione è giusta, che magari potrebbero servire a dicembre e poi noi abbiamo capito di spostarle e non c'è più niente per far fronte poi. Assolutamente, però faccio un'ipotesi, se è una spesa che non abbiamo sostenuto fino ad oggi e possiamo immaginare di poter, che ne so, impegnare i 3/12 perché mancano 2 mesi, essendo un'attività continuativa, facciamo, cioè, chiediamolo all'ufficio, ma perché questi 57.000 euro che si è questa voce non sono stati spesi e non sono impegnati? Sì, certo, questa, certo. E poi è chiaro che è l'ufficio che ci dà una spiegazione e ti dice guarda, li dobbiamo impegnare tra novembre e dicembre perché è a novembre e dicembre che si concludono certo determinate attività. No, ma la domanda è molto chiara, tra l'altro no, integra già la richiesta di elenco di tutti i fondi, esatto, no, quindi... però possiamo inserire una domanda specifica su, al di là dell'elenco, in questo caso qui, anche se ritenete che non le possiamo usare, a che cosa serve esattamente? Ma a questo ci serve anche per cultura, visto che poi certo, come giustamente ci dobbiamo preparare alla al bilancio del 2014. No, ma la richiesta è, cioè, essendo cinque sempre, vediamo un attimo che cosa dobbiamo prevedere, certo, perché se non sappiamo che dobbiamo accantonare quei fondi per una certa posizione. Anche la gestione del bilancio 2013 è un po' una scuola, un rodaggio per poi fare il previsionale 2014 e consultivo a fine anno. No, ma questa discussione spese esattoriali che sicuramente saranno a vario titolo e per varie. Ma saranno spacchettate. Sono spacchettate, visto che le troviamo in TTC, in TTR, no, le troviamo in vari capitoli. Allora a quel punto cerchiamo di capire soprattutto il dimensionamento. Io credo che sia importante capire non solo cosa c'è inserito in quella voce, ma perché ci quella sono cifra. Cost effetti, cioè 57 sì, sono troppi, cioè, troppi no. Cioè, no, per esempio pure nella voce della convenzione anche chi gestisce perché no? Cioè, nella parte manutenzione, nella parte dell'UOT c'erano 5.800 euro per prestazioni professionali non impegnate anche sì, insomma, sì, ho visto anche quello lì va bene, cioè alla fine se metti quelli che abbiamo trovato questi arrivi a 100.000 euro che insomma c'è anche di più, quindi 103 magari fosse compriamo un dirigibile. Poi stavi però finendo un discorso che purtroppo l'abbiamo fatto per destino personale. Allora, io dicevo, visto che è rimasto in sospeso diciamo la convocazione della coletta, perché abbiamo visto una parte dell'organigramma, non tutto, e visto che gli stessi sindacati oggi all'Atere in via informale hanno detto comunque insomma relazionatevi anche con la coletta, lei giustamente gestisce i rapporti dei sindacati. Io direi di convocarli insieme a questo punto, in modo tale, visto che loro si lamentavano anche un po' di alcuni dirigenti che gestiscono le cose, a modo loro, bla bla, visto che un po' la versione della coletta l'abbiamo avuta, la versione nelle varie commissioni più o meno sono arrivate, se i sindacati vogliono svolgere anche una critica, insomma, per alcuni versi è anche abbastanza piccante, su alcune scelte, allora a questo punto è inutile continuare a sentire una parte e l'altra, sentiamole insieme. Un confronto all'americano. Sì, poi non per forza di esaurirsi nella prossima no, giro, però per vedere, cominciare a sintetizzare un po' questa cosa, perché poi dovremmo fare anche delle scelte lì.
indirizzo politico, quindi per far prevalere la versione eventualmente dirigente piuttosto quella dei sindacati o su alcune cose sindacati dirigenti, ricordando sempre, diciamo, quel che non è già, come vogliamo fare? Adesso mettiamo a verbale che ci riattiviamo per la convocazione. E per chi non è visto, tenendo sempre conto che la parte la parte datoriale nel rapporto tra, diciamo, tra sindacati e municipio non è il presidente, non siamo noi, ma ragazzi, questa è una cosa importante, però, perché poi dopo ci torniamo. La parte datoriale nei rapporti sindacali non è il presidente, non siamo noi, ma è il direttore del municipio, ed è una divisione ben disciplinata. Dopodiché è evidente che noi come organo politico abbiamo la possibilità di indirizzo, poi dopo la contrattazione la fanno loro, però insomma, noi poi abbiamo, diciamo, una forza di indirizzo nei confronti del direttore che possiamo esercitare, però per avere chiaro poi. Ma noi nella convocazione della coletta vogliamo mettere, anche se ci fornisce, come dicevi, insomma, un riepilogo dei Fulvio, un riepilogo per dipendente del Monte. Che dici? Cioè, no, siccome nell'intervento che abbiamo ascoltato, faceva anche te Fabrizio, era emerso questo fatto che questi benedetti straordinari, questo monte ore, poi alla fine venissero, insomma, vengono tuttora, insomma, indirizzati, dice sempre, sui soliti uffici o. Tanto parlavano anche degli autisti, noi diciamo che gli autisti sono i primi a ricevere molto ore di straordinario e molto rilevanti. E voilà, e infatti anche lì vedere, insomma, visto che tra l'altro il presidente ha inaugurato una politica abbastanza restrittiva sull'utilizzo, comunque l'utilizzo delle macchine più adatte per il personale, che non è, no, premesso il valore comunque dei singoli lavoratori, dire vabbè, tu puoi non fare solo l'utilizzo, oppure può essere allocato anche ad altre mansioni piuttosto che, insomma, semplicemente ha funzionato. Però parlando col dirigente, parlando con i sindacati, facendo, cioè, io direi che anche con molta umiltà, essendo nuovi, facendo anche un po' di testa, no? Dicendo, ma su questa cosa che potrei, è una boiata, funziona o non funziona, se vedi i sindacati impazziscono, questo è impossibile, cioè, andiamo avanti, proviamo un'altra cosa. Però, no, la prima. Cioè, no, no, questa è ancora il bilancio. Io una prima domanda che mi farei è proprio di carattere generale, ed è se gli straordinari che vengono autorizzati dovrebbero in teoria coprire dei sottodimensionamenti di organico, perché è chiaro che lo straordinario va verificato, quindi sugli uffici andrebbe verificato l'organico in essere, se effettivamente lo straordinario viene erogato a copertura del sottodimensionamento dell'organico, ed eventualmente se questo è un fenomeno che diciamo ascrivibile esclusivamente a certi uffici perché in quelle condizioni, oppure perché c'è un, speriamo di no, una certa condiscendenza nel dare per scontato, no, determinate cose. Questo, Scaviamo piano piano, con molta correttezza, assolutamente, e intelligenza, rispetto dei ruoli delle parti e delle persone. Facendo per quello che pensavo. Ti vuole un attimo Giorgio, se puoi uscire. Per quello dicevo, convochiamo i sindacati insieme alla coletta, anche avere un po' un test, perché poi i sindacati in questo senso saranno un po'. Ritorniamo sempre al solito discorso di diciamo, lavoratori che dicono io questa cosa non riesco a farla perché non siamo bene, e poi nell'organico trovi 5 persone. Oggi giustamente Barletta diceva bisogna anche considerare chi sta il 104, chi ha delle disabilità, cioè ci sono dei motivi alcune volte per cui gli organici sembrano più grossi, perché magari lì c'hai una quota di lavoratori disabili che chiaramente magari aumentano. È chiaro che va presa con molta delicatezza. È compito del buon amministratore, del buon dirigente, ovviamente, distribuire queste necessità in modo da non inficiare troppo il funzionamento del singolo ufficio. No? Quindi questo è il. Io mi ero appuntato. Che convochiamo.
consigliere prende il discorso sul personale con la convocazione in sospeso della PA dottoressa Matteo Lucia Coletti ai sindacati per discutere sugli straordinari molte ore come viene indirizzato. Lo devo rimettere meglio. Come viene indirizzato, io per continuare il lavoro già avviato nella precedente convocazione della dottoressa Coletti. Questo a sto punto oggi che c'è 22 21, oggi 22 29, se ne riparla per i sindacati, comunque 5 giorni per questo dobbiamo dare. Se glielo mandiamo oggi, lunedì, martedì prossimo dovremmo pure vedere. Dopodiché però dobbiamo iniziare 5 giorni lavorativi al limite a quella successiva. Però considerare che questa cosa del bilancio lo sanno ci piace, forse è una commissione straordinaria del bilancio ulteriore sarebbe il caso di fare. Noi convochiamo il 5 novembre. Ok. Loro e la Coletta. Ci sono 15 giorni, non penso. Come ordine del giorno a questo punto possiamo tranquillamente mettere studio ed analisi della struttura organica. Scusa, riprende l'ultimo giorno dell'altra volta, non mi ricordo se mi ricideva correttamente, e ci aggiungi e prima convocazione e rappresentazione sindacale, punto, poi lo svolgiamo in commissione. Okay. È chiaro, la preghiera sarà quella ovviamente di non fare un dibattito di posizione all'interno della commissione, che noi dobbiamo sapere, insomma, più che altro lo sfondo. Esatto. Evitiamo i contrasti di posizione. Vabbè, però lì sarà, diciamo, anche il presidente che darà una mano nel preparare bene la relazione introduttiva per magari fare anche dei test, diciamo. Adesso forse la prossima volta non ci riusciamo, però io sarei curioso di sapere anche i sindacati che ci dicono sull'ufficio web che hanno già visto, diciamo, che quello è un caso di studio, può essere, no? E capire perché la stessa Coletta è stata un po', cioè ha detto ah sì, stanno lì, non si è, però molto generica. Andiamo nello specifico, capiamo bene anche sentendo i sindacati, anche andando a vedere la struttura, che c'è gente che sta lì, ma a me piacerebbe fare, non faccio, no, perché questa è un'altra volta, cioè, quindi sì, capiamo in quel senso creiamo una dialettica però funzionale, come dici te, non è vediamo perché sennò poi non allora, sentite una cosa, siccome così purtroppo il tempo, come si dice, stringe, sì. Vabbè, vi do dei flash, però di cose che più... Sì, subito al volo. E il Presidente ha parlato del forte trionfale, del discorso, insomma, che scade il contratto qui e sta lavorando sul discorso del forte trionfale per risparmiare, insomma, vabbè, insomma, perché è più funzionale per tutta una serie di motivazioni, e poi c'è anche un risparmio economico di affitti che non verrebbero pagati in questo caso a un privato, che sono 246.000 euro per questa struttura qui e 800.000 alla ASL per i padiglioni che ci abbiamo in affitto. Quindi stai dicendo che tutto il municipio, compresa la parte di Santa Maria della Pietà, si sposterebbe a forza trionfale? Cioè il Presidente Panetta sta lavorando per questo? No, allora, per essere più specifici, c'è un tema profondo di bilancio che noi abbiamo anche rispetto a queste passività inaccettabili. Dopodiché, tecnicamente e strutturalmente, quello che è venuto fuori anche dai sindacati è che gli stessi padiglioni di Santa Maria, essendo originalmente delle strutture ricettive come questo è un palazzo da appartamenti, se ci si vede, ci sono dei problemi anche a mantenere l'ufficio di padiglioni. Però, di pragmatica, quello che possiamo trasferire, qualora questa questione è forte, dovesse concretizzare, il motivo per cui c'è anche un invito a tutti a trattarla con grande discrezione e delicatezza, perché rischiamo di focalizzare su una cosa che poi l'agenzia del demanio non è disposta a darci. Però concretamente quello che succederà è che il contratto scade il 31 di dicembre, se ci fosse la possibilità intanto di trasferire questa sede lì, quello è il presidio che noi creiamo. Dopodiché il tema di Santa Maria c'è, però andrà sviluppato, perché comunque è volontà della maggioranza di non solo mantenere quei presidi, ma allargarli. No, lo so che il tema è. Ma io lo dico anche come PD, ma lo stesso SEL, comunque il tema è già posto. Dopodiché procediamo su quella strada, perché effettivamente l'idea innanzitutto di risolvere il problema qui, perché tra l'altro noi abbiamo anche un problema col padiglione 16 che è in condizioni pessime, ma l'idea di trasferire intanto il presidio a Forte ha una serie di valenze, oltre che economiche, anche simboliche, perché te ad esempio eviti che il Forte venga dismesso e venga magari occupato, perché poi una volta che viene dismesso non c'è più nessuno da mettere.
tema sul vabbè ragazzi, volevo dire qualche altra cosa ma ci siamo visti. Dai, una cosa che manca.